I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do? Carissimi telespettatori, ben ritrovati per questa seconda parte di Caccialè. Come sono ancora solo perché la mia ospite di questa mattina è molto ricercata, è una, come si chiama? No, flash, no, fashion blogger. Lei è una di quelle proprio molto quotate e quindi devo aspettare un attimo che arrivi. Intanto però, come ogni mattina, vado al telegiornale dove per noi c'è Cristina Liguori con le notizie del giorno. Sì, Don Francesco, buongiorno. Anche oggi parleremo dell'omicidio di Lello Perinelli, il ragazzo di Napoli accoltellato al cuore perché la sorella ha scritto una lettera con la quale chiede giustizia. Parleremo dell'arresto del figlio del boss a Sant'Antimo, il figlio del boss Puc, e poi della politica giulianese perché si prospetta una settimana davvero davvero calda. E poi torneremo a parlare della vicenda del traffico di via Bartolo Longhi, di via Santa Caterina da Siena e della falsa bomba che era stata posizionata a Melito. Le forze dell'ordine hanno completamente smentito che si trattasse di un'intimidazione o di una bomba. Ti restituisco subito la linea. Cristina, grazie. Vi seguiamo come sempre al TG Club con i nostri telespettatori subito dopo Casascelli. Allora, stamattina, diciamo così, la notizia che è andata per le maggiori sui social è stata: quanto costa una bottiglia d'acqua Evian? Quanto costa se ci aggiungiamo una firma? La firma, non so, di uno stilista, la firma di un giocatore famoso oppure la firma di una fashion blogger. Allora io stamattina l'ho cercata, l'ho trovata, certo non è proprio lei, però è la nostra fashion blogger, prego. Salve. Eccola qua, non so se la conoscete, ma lei è la Ferragni di casa nostra, ci tiene altri, diciamo così. Della piazza, sì, della piazza. Però io posso con lei sinceramente parlare di un argomento che a me, diciamo, rimane un po' sconosciuto in generale, no? Perché non è che io quando dico chi è Chiara Ferragni veramente non so chi sia, perché ormai chi è. Grazie. Prego. Intanto provo normalmente ad informarmi sulle cose. Io ho visto anche una trasmissione che lei ha lasciato qualche giorno fa, rilasciato qualche giorno fa da Fazio. Comunque voglio dire, si vede che ci troviamo di fronte ad una persona capace, no, di aver impostato un lavoro, una vita anche sul suo lavoro. Non è un giudizio su questa ragazza, no, che oggi ne vogliamo improntare la puntata. La puntata è: quanto costa questa benedetta bottiglia d'acqua? E anche perché poi, secondo te, Carmen, dopo circa un anno e mezzo da quando è stata pubblicizzata questa edizione speciale dell'acqua Evian, perché ne stiamo parlando solo oggi? Ma perché solo oggi? Perché è uscita sugli scaffali, insomma, è pronta per le vendite. Il progetto già esisteva un po' di tempo fa e chiaramente ha fatto una mia amica una bottiglia già da un anno. Una bottiglia costa ben 8 euro. Una bottiglina di acqua griffata, perché stiamo parlando di acqua griffata, costa 8 euro e questa ha un po' indignato tutto il web. Però, allora, innanzitutto adesso proverei a fare una cosa. Sì. Mi sono portato una borsa. Innanzitutto ho portato questa bottiglia. Ecco, questa... Non so se i nostri telespettatori la vedono. Questa bottiglia l'abbiamo comprata in un ristorante. No, però diciamo la verità. Diciamola tutta, ecco, sì. A proposito di acqua. Sì. Questa è una delle acque di lusso al mondo ed è io volevo una dire delle più care. Volevo dire un attimo dove l'avevamo comprata. Adesso ci arriviamo. Okay. Diciamo, questa è un'acqua di lusso, è tra le più care al mondo. Pensa che tipo 6 bottiglie costano 55 euro. Mamma mia, quanto abbiamo pagato quel giorno d'acqua? No, io e qualcun altro, conoscendo questa tipologia di acqua che non è facilmente reperibile, insomma non è che se vai nei supermercati si trova quest'acqua, io la conoscevo, eravamo a Beverly Hills, ristorante a mangiare ristorante pizza, ci danno quest'acqua, non ce n'è altra. Quest'acqua, io che la conoscevo, chiesi cortesemente alla cameriera, ci siamo portati la bottiglia a casa, ecco, di lasciare la bottiglia, che tutti quanti, saputa la storia di quest'acqua, abbiamo chiesto delle bottiglie e ognuno di noi si è uscito tipo con la bomboniera e la bottiglia che è... Questa è mia. Sì, sì, no, io ce l'ho a casa la sì, mia. Esatto. Anzi, le mie, perché io normalmente bevo acqua vostra, vabbè.
E quindi già questo atteggiamento fa capire quanto un packaging, una tipologia di bottiglia, perché esistono le acque hai ragione, questa è una bottiglia diversa, ma quella dell'acqua Evian è rimasta uguale, ci hanno messo soltanto una figura. Aspetta che c'ho ancora qualche altra cosa. Ecco. C'ho un'altra cosa, questa qui è una edizione speciale. Mm-hmm. Poi ve lo dite in inglese, ma la nostra Limited gente è meglio, edition. Ma diciamolo in italiano, le cose che hanno un senso anche più compiuto. Questa qui è di qualche anno fa, io ero nella zona Castelli Romani e c'era questa bottiglia di Coca-Cola. Io adesso penso però di averla pagata normale, come una normalissima bottiglia di Coca-Cola. Non lo so, stiamo parlando forse di 6 anni fa. Però per capire che adesso il problema non è la Ferragni, perché io su questo ci voglio stare, no? Questa è una bottiglia di Coca-Cola di molti anni prima, perché questo vuol dire che altri brand hanno usato il volto, l'immagine. Però diciamo che tutto sommato questa qua, poi per me il valore comunque non è chissà di che paragonabile a cosa, però anche questa qui diciamo l'ha disegnata, pur lasciando il formato, no, ma questa qua l'ha disegnata Armani, diciamo così. Questa la fa diventare di Moschino, questa la fa diventare particolare, forse adesso non mi ricordo, anche più costosa sicuramente. Quindi noi ci siamo, no? Mi dicono che c'è anche l'acqua di Armani, cioè se tu vai in un bar Armani, come sono a Milano, in tanti posti, a Tokyo, no, perché loro hanno questi grandi bar, ma è normale che da Armani, se vai a mangiare una sera costa 16 euro una bottiglia d'acqua e forse un dolce che normalmente alla pasticceria. Ma quindi scusa, alla pasticceria, noi di cosa ci indigniamo? No, allora ecco, non è il tema di cosa ci indigniamo. Mm. Il tema è che se non cambia il contenuto, pur se un volto famoso, no? Presta, perché che ne so, io compro un detersivo, no? A volte anche un detersivo è pubblicizzato da un volto famoso, ma questo non fa diventare all'improvviso il detersivo che costa 5 euro, lo fa costare 50 euro, perché quello è normale che qualcuno lo deve pubblicizzare, no? A volte è l'isteria che a me mi mette qualche punto di domanda. Allora, io sinceramente mi aspettavo che quest'acqua costasse così tanto, perché voglio dire, viene annoverata tra le acque di lusso. Sì, ma costa allora, 20 centesimi in più rispetto ad una normale. Ma per me, già, voglio dire, se dobbiamo parlare di polemica, già è tanto che delle acque costi, perché è acqua. Dicono che l'acqua Evian non so da dove venga, chissà se è vero. Vabbè, ho capito, ma come l'acqua vostra, ci sono tantissime altre acque, c'è anche un'acqua, determinate tipologie di acqua Ferrarelle che costano tantissimo e sono segnalate nelle famose carte delle acque a disposizione di tantissimi ristoranti. Quindi allora, una cosa se ci indigniamo per gli 8 euro di un'acqua, un'altra cosa, però Chiara Ferragni ci ha messo il suo logo e quindi quell'acqua costa di più. No, ma non è che c'è messo, proviamo a farlo capire per la gente. Funziona così, non solo per l'acqua, funziona così per qualsiasi cosa. Però facciamo capire una cosa, no? Perché poi se ne sentono tante, anche perché c'è chi è pro e chi è contro. E noi vediamo anche tante, anche sul sondaggio che abbiamo fatto oggi, poi iniziano gli insulti, la gente inizia a litigare, che credo che questo poi sia inutile. Diciamo che questa poi non è che sta signorina Ferragni abbia inventato qualcosa oppure abbia messo lei un prezzo. Lei, mi permetto di dire, è già un prodotto, perché qualcuno, conoscendo la sua notorietà, gli ha chiesto: mettimi una firma qui sopra, ti do tot e finisce là. Ma non perché è la prima che ha collaborato con Evian? Qualcuno ha iniziato a dire: è un mostro su tutto. No, non è un mostro su tutto, cioè non è che è lei. Lei è dentro un circuito di cose che si vendono, comprese le immagini, giustamente. Cioè lo fanno tutti, sì, qualsiasi tipologia però, d'azienda. Cioè, non ti viene a te da farti una domanda, no? Cioè innanzitutto edizione limitata per un anno, per 5 mesi, mettete queste bottiglie d'acqua e fatele vendere. No, ma la domanda mia rimane questa, no? Io sinceramente ieri sera, quando un po' ho letto sta notizia e mi sono subito un po' messo a pensare, è che era tutto sold out, cioè per l'acqua sold out. Beh, bravo, ed è questo, è il mercato, quindi il mercato, se la gente, è sold out, il mercato inteso come persone, no? Se è sold out, significa che forse questa male non ha fatto. E forse, ma scusami, no, ma perché fatto, se è sold direbbe out, qualcuno non ha fatto neanche bene, perché Carmen, il tema è questo, no? Se il la tema gente è che, lo ripeto, compra. Allora io ne ho portato la terza, no? Lei, ho portato lei anche una busta, adesso non so se questa busta si prenderà un po' alla mia faccia. Tutti quanti sappiamo che questo caffè
che questo caffè, caffè non l'ho portato per un altro motivo, perché tutti sappiamo che questa marca è pubblicizzata, no, da un volto famoso, e forse tutto sommato dico che questo caffè costa un po' di più, spero, per la qualità. Ma non, oppure come Illy Caffè, no? Che magari è pubblicizzato da personaggi famosi. Però io voglio dire, io vorrei continuare a dire anche che molto spesso chi ci mette la faccia viene pagato per fare quella pubblicità, ma per pubblicizzare un prodotto che c'è. Allora io ti faccio un esempio, no? Noi stiamo parlando di un brand, perché alla fine loro ci hanno ficcato sopra il brand l'occhio di Chiara Ferragni. Ma, cioè, il contenuto è sempre uguale, è sempre la stessa acqua, però funziona così con tutto. Perché sì, non ci indigniamo? Scusami, allora ci sono delle sneakers di pezza proprio, no? Delle sneakers di stoffa che costano X euro. Ci mette l'occhio Chiara Ferragni e costa X al cubo. Ecco, e questo per me è un punto di domanda. Però si questo comprano, si vanno a cercare, anche quelle sono sold out. Ma il problema non è se sia acqua o se sia qualche altra cosa, il problema è perché, cioè questo, perché io vado a pagare per mettermi ai piedi una scarpa che non è che tu dici è firmata o è una scarpa di mercato, dove tu là puoi fare comunque un minimo discorso su un prodotto di qualità. Non parliamo ma se di è, lo stesso, qual- è lo stesso identico. Prodotto, qual è il motivo per cui il fatto che sopra c'è la firma... non di chi l'ha costruita che ti garantisce una cosa. È il brand. E questo è un punto di domanda. Facciamo una cosa. Noi abbiamo fatto un sondaggio stamattina. Se Marco può, mi manda un attimo i risultati di questo sondaggio. Ci siamo chiesti a quanta gente, cioè abbiamo chiesto alla gente chi comprerebbe quest'acqua. Non ti dico che cosa ci hanno scritto sotto, no? E poi sembra pure che questo sondaggio tiri più dalla parte di chi non la comprerebbe. Io non la comprerei. Allora, però io mi dico sta cosa. Stamattina tutti quelli che l'hanno comprata non si sono sintonizzati sulla nostra pagina Facebook. Oppure qualche cosa non va, perché poi se l'88% mi dice che non la comprerebbe, solo il 12% mi dice sì, sta qua, chi se l'è comprata? Beh, anche diciamo questo è un po' di ipocrisia. Comunque però il dato dell'acqua sold out è un dato... mondiale, cioè su scala mondiale, noi abbiamo chiesto ai nostri telespettatori, probabilmente girando tra i supermercati non c'è neanche l'acqua di Chiara Ferragni, magari ci può stare in qualche supermercato particolare a Napoli se c'è, quindi comunque... cerchiamo anche ma la domanda non è se te la sei comprata. No, se la compreresti. Se la compreresti. Facciamo una cosa, non so se ce l'abbiamo in regia il video di Fedez. Sono delle storie, Marco, che ha ce l'abbiamo questa storia di Fedez? Ecco, per far capire quanto è potente ormai un brand. No, perché stamattina devo dire la verità, noi abbiamo fatto un po' di ricerca, ci siamo messi un po' a chiacchierare quasi tutta la mattinata su questo tema. Lo proponiamo, addirittura ne abbiamo fatto motivo anche di chiacchiere qui mentre si montava lo studio, pure il nostro regista ci diceva, ma poi alla fine è una cosa, ognuno ha la sua libertà, la compra, mica la deve comprare per forza. Infatti, indubbiamente noi su questo non ci mettiamo becco, noi non mettiamo becco neanche sulla libertà. Ripeto, però quanto questo stia cambiando un po', no? Stia orientando un po' un mercato che diventa sempre più asfissiante, no? Per quanto costa proprio il valore di cose che forse quel valore poi tutto sommato non ce l'ha. Allora, senti, e quando invece c'è esempio, sempre più no? un divario tra la povertà, perché adesso non ci dobbiamo mai dimenticare che non parlavamo né di Coca-Cola né di champagne, parlavamo di dell'acqua. Acqua, quando noi sappiamo che oggi l'acqua in qualche parte del mondo, nelle stesse isole Fuji, dove questa benedetta acqua Evian viene presa per essere imbottigliata, io non so chi vive nelle isole Fuji se beve acqua potabile o no, adesso l'ho detta proprio così, no? Non so se berranno. Infatti, perciò dico è una questione sull'acqua, perché poi voglio ricordare è sull'etica. È etica. Allora, se vogliamo parlare di etica, chiaramente io non penso che la Ferragni o tante altre fashion blogger si possano fare, scusami, il problema, ad esempio, di indossare determinati capi, perché andiamo ai jeans. Ci sono alcune case di moda che fanno delle tecniche, adoperano delle tecniche di scambiatura dei jeans in Turchia, in alcune fabbriche, che sono illegali in tanti paesi di Europa, queste tecniche, perché sono tossiche. Muoiono tantissimi dipendenti, lavoratori, mentre lavorano. Perché non ci indigniamo? No, allora, è stato creato un movimento in Europa di varie case di moda, a cui altre case di moda molto note non hanno aderito, ma tante fashion blogger continuano ad indossare quei capi scambiati con quelle tecniche negative. Noi dobbiamo mandare un servizio, però io prima ti lascio con un punto di domanda. La mia domanda è, no,
perché alla domanda beviamo no quest'acqua, come si chiama, la Ferragni, Chiara Ferragni, e viene fuori tutta sta polemica, ma quanti di quelli che fanno polemica stamattina, a difesa o contro, che muoiono delle persone per fare un paio di scarpe che sono sottopagati, oppure per scambiare i jeans che a noi piacciono così, a quanta gente importa? Bravo. Soltanto perché Bravo. Il mercato non lo racconta, non Bravo. Lo propone, a noi esatto. non ci importa, esatto. invece sembra tanto che stamattina no, chi è contro e chi è pro sono tutti moralmente a posto. Esatto, perché, e questa è la questione. Dire, perché esatto. nessuno mai, io credo che se la domanda oggi, invece di mettere la domanda compreresti o no acqua Evian, avremmo messo una domanda sai o no quanto vengono pagati i bambini in Cina per fare le scarpe? Nessuno avrebbe risposto no, al nostro... assolutamente Quindi l'ipocrisia no. dov'è? Vediamo un attimo che dice sì. il marito della Ferragni. Allora, abbiamo questo nuovo prodotto da vendere, Chiara Ferragni per Chiquita, ma no, non saprei. A quanto la venderesti, PA? 7-8 dollari, che quindi col cambio è un po' meno di 8 euro. Allora, ci ho ripensato, siccome ci ho messo 10 minuti buoni a riempirla di stelline e a brandizzarla tutta, la vendiamo a... 25 euro perché è fatta a mano e c'è della mano d'opera dietro. Fateci sapere. Ehi, ma quella è la banana di Gio. È lei. Ragazzi, è super lì, edizione la limitata. Quale la vuole? Anzi, costa 250 dollari. Sì, hai fatto, sì. non hai fatto. Inviatemi subito tutti i meme che avete sull'acqua di Chiara, che li pubblico. A quelli che invece fanno i moralisti volevo darvi una notizia esclusiva, raga, mi raccomando fate girare la voce perché l'acqua di Chiara potete anche non comprarla. Oh mio Dio! Comunque se volete queste notizie, raga, chiedetele a me perché questa cosa è fuori da tipo un anno, due anni. Cioè me lo chiedevate e ve lo dicevo prima. Io lo sapevo da mo', era da mo' che dicevo ma scusa. Comunque per tutti gli indignati che stanno inserendo Chiara fra le cause del prosciugamento delle fonti sorgive dell'Ecuador, volevo dirvi che l'acqua Evian è un'acqua che costa già cara di per sé. Tutte le collaborazioni con Evian costano così e indovinate un po', il prezzo non lo decide Chiara ma l'azienda. Quante cose che so, amici. Ecco, chiacchieravamo tra noi, no? Pasquale mi diceva l'acqua di Madonna, io avevo ma capito l'acqua... quella di Lourdes, no? Invece lui diceva quella proprio di Madonna, cioè della cantante. Perché no, ma comunque diciamo però... Ci stiamo ubriacando nell'acqua, eh? Diciamo che comunque quell'acqua, come quest'acqua, ha un certo target. Quindi l'acqua Evian è un'acqua destinata però, ad un target. Però lo sai cos'è? Che è un target che dici tu, però poi gli viene voglia al ragazzo di comprarsi l'acqua. Vabbè, ma quella è un'altra storia. Vabbè, perché perciò siamo dico, un si inducono allora, sempre un po' di... Perché queste cose non sono nuove. Ad esempio, ricordo H&M. Grande colosso di abbigliamento low cost, low cost. Io ricordo quando aprì proprio a Napoli a Via Toledo ci fu questa capsule collection di Anna Dello Russo, quindi io andai da H&M, ma non per Anna Dello Russo, e mi capitò tra le mani un capo che costava 340 euro da H&M. E se lo compravano, cioè se io vado da H&M, vado ad acquistare Vabbè, un capo low cost. Io invece avevo letto altro, mi ero anche un po' informato, io per esempio avevo capito che H&M molto spesso si è fatto disegnare sì, capi, non è il primo, però non è il primo. Anche gli stilisti hanno scelto di far vendere poi quei capi con prezzi low cost rispetto a quando li vendevano loro. Vabbè, sì, è chiaro, perché c'era anche la linea Versace. E quindi questo però, scusami, è a favore di H&M. Cioè H&M fa, prende uno stilista che un capo te lo farebbe pagare 1000 euro e te lo mette a... 500... Non dico a sole, no, no. Donna, sì. Sì, ma lo so perché sì, cioè, capito sono che andata tu, a comprare. Sì, però che ti voglio dire, Carmen, sembra che il discorso sia inverso. Ed è, ti abbassano un prezzo di qualcosa che per te sarebbe inaccessibile. Sì, però se qui io vado da H&M io vado ad acquistare, cioè vado ad acquistare un capo low cost. E in ogni caso noi stiamo parlando di collaborazioni, quindi le collaborazioni esistono da No, ma da io sempre. Dicevo, a me piaceva l'intenzione che anche il grande ecco, stilista... Ecco, veramente, guarda, no, guarda, leggi, io dicevo, leggi. C'è una nostra delle spettatrici no, che comprerebbe dico, l'acqua. Io dico, la cosa che mi interessava dire è che quando un grande stilista, sapendo che i suoi prezzi sono anche inaccessibili sotto dei punti di vista, come oggi scelgono anche di vendere in questi store no, a basso prezzo, iper scontati, no, come può essere un outlet, ma quando anche uno stilista di fama mondiale sa che il costo di un suo prodotto è inaccessibile per una fascia
di reddito più basso e sceglie, no, di metterlo in un mercato più accessibile, là ci vedo la positività. Ma di va quella, benissimo. Per quanto sia sempre una situazione però di mercato. Però sono sempre le cioè esistono queste collaborazioni. Pharrell Williams ha collaborato con Loboten, ci ha messo la firmetta sua su alcune sneakers, voglio dire, niente di che. Ecco, già le Loboten costavano tantissimo, però non è una novità. Devo comprare delle scarpe con una tua firma. Non ecco, ti una tua firma. Io te le regalo. Se ma volete, no, io le firmo e le regalo. Non me le fa pagare 7.000 euro come costavano quelle scarpe là. Voi mi portate le scarpe, io esatto. Ve le firmo e ve ne andate esatto. Felici. Però a casa. Io che cosa voglio fare per far capire anche ai nostri telespettatori dove volevo portare sì. la storia di oggi? Vorrei farvi. Noi sappiamo tutti che ci troviamo, l'abbiamo anche parlato qua. Siamo in un mese dove si fa un sinodo dei giovani, dove tutta la Chiesa sta riflettendo, no? Dove noi adulti stiamo portando questi giovani, a volte veramente in quali derive morali, etiche, comportamentali, e soprattutto quanto a volte i ragazzi che sono ormai fuori da ogni logica di lavoro, di alcuni processi, sempre più si interessano di loro i mercati. Perché si sa che comunque i ragazzi comprano e a volte mi dispiace dire per comprare questi ragazzi si mettono anche in vendita in tantissimi modi ormai. Allora il Papa l'altro giorno diceva qualcosa ai ragazzi sul compro, cosa compro e se mi posso vendere per comprare. Vediamo un po' il Papa che ci dice. Perdiamoci nel vortice di luce. Fate voi la vostra strada. Siate giovani in cammino. In cammino che guardano orizzonte, non lo specchio. Voi non avete prezzo. Questo dovete dirlo sempre. Io non sono all'asta, non ho prezzo. Io sono libero, sono libera. Innamoratevi di questa libertà che è quella che offre Gesù, propriamente. Ecco, il Papa diceva, non siamo all'asta. Io sentivo la storia adesso, non so se è Kate Moss, si chiama così, no? Quella famosa fotomodello, sì. Se qualcun altro. Gli avevano tatuato un piccolo tatuaggio sul corpo. Questo tatuaggio era stato disegnato da un famosissimo pittore americano che adesso non ricordo. Era stato, diciamo così, dato un valore a quel centimetro di pelle di Kate Moss, che era un valore solo quel centimetro milionario. Perché? Perché giustamente, come una tela, sul suo corpo c'era questo piccolo disegno. Però poi tu entri in una logica dove dici, ma un corpo di una persona, un bambino, una persona, no? Che a volte non ha proprio valore davanti al mondo. Ci sono bambini che davanti al mondo non hanno valore. È vero. Allora il valore è dato dalla commerciabilità, dal riconoscimento, oppure noi potremmo un po' iniziare a ragionare, tornare a ragionare un poco di più sui valori, quelli là effettivi. Perché la polemica oggi era sull'acqua e non magari sulla Coca-Cola? Perché la Coca-Cola è già un prodotto di un tempo, no? Mentre l'acqua potremmo ancora lasciarla forse in un alveo diverso. Era questa un po' la logica in cui si era parlato. Diciamo anche che il problema, se vogliamo chiamarlo problema, il punto di domanda, il punto focale è il mercato inteso come persone che acquistano. Le persone purtroppo acquistano, intanto che le persone acquistano. Allora, nel caso di Chiara Ferragni mette, non lo so con certezza, se mette i famosi jeans scambiati, la gente se ne frega, se li compra. Se mette la magliettina brutta, orrenda, li compra. Allora ci vorrebbe un po' più di autonomia. La gente dovrebbe imparare ad essere un po' più autonoma, Carmen, questo sì, perché se io so che... Allora, indignarci sull'acqua veramente... che costa 8 euro, noi potremmo anche fare un discorso un po' diverso, ma indignarci su
Allora, io mi ricordo tanto tempo fa, no? C'erano Tania, quelle polemiche sulle veline che erano un po' scosciate. Non si sono però, passate di moda se le non veline avessi, scosciate. Vabbè, ma non è questo il tema. Certamente blogger. Abbiamo capito benissimo che l'acqua era un pretesto, no? Per parlare di un tema importante, del vero valore delle cose, di quanto il commercio oggi sia tutto sommato proprio spostando l'attenzione su quelle che sono le priorità del vivere umano, quanto a volte la gente per ottenere un'acqua, una maglia o qualcosa, no? A volte ne parliamo anche dei ragazzi delle nostre zone, no? A volte chi delinque, non sempre delinque perché veramente non deve ha da mangiare, perché chi deve non ha da mangiare a volte va alla Caritas, ma c'è gente che per avere un tenore di vita fa di tutto di più, cioè passa sul cadavere degli altri, questo perché fai, questa è la sei tragedia. Un delinquente che ti metti la maschera per andare a rubare, come a volte sei uno che lavora in qualche posto, no? Che però per avere un certo ruolo sociale sei capace di fare le scarpe pure a tuo fratello, un ma po' è il tema della riflessione questo deve essere questo, c'è anche una certa, è vero che io ho la libertà, io veramente dicevamo prima, no, è vero che io ho la libertà di comprare, però io mi dovevo fare pure una domanda, quanto veramente sono stato libero nel scegliere quell'acqua piuttosto che un'altra cosa, se quell'acqua la compro soltanto perché ha una firma e non perché mi piace giù di lì. Carmen, tu sai meglio di me i tempi della televisione, però mi veniva una battuta. Sì. Allora, il problema di questa Coca-Cola è che spero che un giorno avrà un valore, perché è firmata da Armani, quindi la metteremo all'asta e ci faccio soldi. Però lo sai che qual è il problema? Che questa Coca-Cola è scaduta. E che se la voglio bene non la posso bere. La quindi diciamo però così, come Coca-Cola non vale una lira, cioè non vale un cento. Però proviamo a vedere se prima o poi... Ragazzi, qualcuno vuole comprare questa Coca-Cola vintage? Io sono pronto a venderla questa Coca-Cola. Vabbè, io se volete vi firmo le scarpe. Apriamo l'asta, ecco, se allora volete, firmo le scarpe. Faccio un sondaggio, no? Vedo quanto mi date e così via. Dobbiamo chiudere. Chiudiamo, dalla regia dice chiudiamo direttamente. Sì, salutiamo chiudiamo direttamente, così. Assolutamente. Vabbè, io direi di cambiare Una Coca-Cola, una Coca-Cola dell'86 è stata venduta per $16,000. A cipicchia. Quindi che sia Evian o Acqua Voss? Ma io direi che sia Coca-Cola con o senza Armani. Con o senza zucchero, buon appetito, ci vediamo domani. 20:30 in replica, restate con noi. Ciao a tutti. Now baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.